Non uno, ma ben quattro diversi momenti animeranno quest'anno il Capodanno fanese. È stato presentato questa mattina il programma in occasione del nuovo anno nella città di Fano, che spazia da musica dal vivo, spettacoli teatrali, comicità e attrazioni come la pista di ghiaccio allestita vicino alla Rocca Malatestiana. Tutti gli appuntamenti consultabili sul sito visitfano.info termineranno poi in piazza 20 settembre con il grande brindisi per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023. In primis piazza 20 settembre, il concerto, il grande concerto della piazza, quest'anno sarà con i The Best Of, un gruppo che ha fatto divertire tanti, giovani e persone un po' più grandi con la musica degli ultimi 50 anni, ecco, un gruppo locale che ci farà divertire anche nella serata dell'ultimo dell'anno. Avremo ovviamente un bel momento dedicato alla mezzanotte, quindi festeggeremo insieme l'arrivo del 2023, quindi un'occasione per ritrovarci tutti insieme in piazza 20 settembre a festeggiare l'arrivo del 2023. Ma non è finita qua, perché le proposte sono tante, una delle quali a Teatro della Fortuna, che negli ultimi anni ha sempre dedicato l'ultima giornata dell'anno alle famiglie dei bambini. Quest'anno ci sarà un bellissimo spettacolo dedicato a Cenerentola, quindi per chi vuole informazioni le può prendere direttamente al Teatro della Fortuna e anche al Botteghino. E poi un bellissimo spettacolo, come sempre, con gli amici del San Costanzo Show, quindi una serata tutta da ridere, dal nome Ride Bene Chi Ride L'Ultimo, appunto, che sarà al Cinema Politeama. E per chi vuole sarà anche aperta la pista, insomma, del ghiaccio, e quindi per i ragazzi che vorranno venire in piazza 20 settembre, vorranno anche divertirsi un attimo nella pista, potranno farlo. Quindi, partendo dalla piazza 20 settembre, agorà della città, luogo centrale, una serie di spettacoli dedicati a tutti, ecco la possibilità di passare insieme, insomma, quest'ultima serata dell'anno veramente in allegria. Ne approfitto, visto che siamo, insomma, alla vigilia del Natale, insomma, ne voglio approfittare per augurare a tutti un buon Natale, e visto le difficoltà di questo 2022, veramente un augurio che il 2023 sia un anno più bello, più solare per tutti noi.